Ok, bella a tutti ragazzi, io sono Algisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Incredibilmente oggi mi ricordo dove siamo arrivati, e cioè dovevamo portare Sonia dal signor Bode. Ok ragazzi, siamo da Macken, dobbiamo portare Sonia dal signor Bode, come vi ho detto. Che non so cosa dire, oltretutto. Ok, ci siamo. Ci sono problemi se rimani qui? Beh, questa è una strana richiesta da parte tua, Geo. È successo qualcosa a casa? Sì, più o meno. Posso restare? Mi sembra preoccupato per qualcosa. Sì, è così. Ah, non mi devi dire niente. Tutti abbiamo le nostre preoccupazioni. Chi è che non ne ha? Quando avevo la tua età avevo sempre problemi di famiglia. Perciò puoi restare qui oggi. Nessun problema. Davvero, ti ringrazio di cuore. Ma domani dovrei tornare a casa, va bene? Sai, i tuoi genitori saranno molto in pensiero per te. Sì, signore. Beh, Geo, vuoi dormire qui anche tu? Ah, no, grazie. Devo tornare a casa. E cosa ti chiami, Geo? Mi hai aiutato tanto senza che te lo chiedessi. Scusami e... grazie. Prego, figurati. Ehi, che occasione! Perché voi due non formate una Brotherband? Sai, Geo, tuo papà diceva sempre: quello che non riesci a fare con una solo. Quello che non riesci a fare da solo può essere risolto con l'aiuto di un amico. Gli altri ci rendono più forti, e noi possiamo rendere gli altri più forti. Se tutti su questo pianeta fossero legati da Brotherband, vivremmo tutti in un mondo stupendo dove ci si aiuterebbe a vicenda. Ma non posso, è troppo presto! Beh, almeno pensaci. Ok, ci penserò su un po'. Ti aspettiamo. Non prendertela. Quel ragazzo ha le sue ragioni per non voler avvicinarsi troppo agli altri. Brother, vabbè. Ammettilo, vuoi essere suo brother? Suo brother. Cosa stai dicendo? No, non posso! Quando si forma una Brotherband ci si scambiano i segreti, vero? Non potrei mai svelare che c'è uno strano alieno parassita che vive nel mio trance. Cosa? Ehi! Di chi saresti parlando? Ehi, c'è qualcun altro? Oh. Un breakout? Cos'è successo? Doveva esserci alimentazione d'emergenza. Ma questo non è un normale breakout. Cosa vorresti dire? Ragazzo, metti visualizer. Ah, giusto. Wow! Cos'è quella cosa rotonda? È l'onda Z di cui parlava il vecchio, Copper. Ecco cosa succede quando tante onde Z si raggruppano creando il virus M. Se lo ignoriamo, chiamerà un abitante di FM e non se ne andrà via da solo. Comunque, non sono affari nostri. Ma non possiamo lasciarlo. Lascia perdere, ci sono molte di queste sfere onda nel laboratorio. Ma dobbiamo fare qualcosa. Gli umani non possono rompere le sfere onda. Ok, ti aiuterò, così mi passerà il tempo. E ricordati, ci sono 5 sfere onde in questo laboratorio. La corrente tornerà solo quando le avrai prese tutte, capito ragazzo? Sì, ho capito. 5 sfere da eliminare, 5. Ma bastati! Ci sono 5 sfere M, distruggiamole. Cambio di NDM, Geostella, sei in onda. Ok, vediamo se ce n'è una di qua. Oh, che culo. Una sfera onda, ok, andiamo a occuparcene. Ha!
Ma sono giganteschi i virus, come pretendete? No, what the fuck? No, 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 no. Detto. E qua eliminata 200. Ah, basta, proprio elimino una e basta. Va bene, cerchiamone altre, va che è meglio. Ok, io direi prima di andare nel laboratorio di Boreal andiamo a vedere un attimo la simulazione spaziale, perché probabilmente non ce ne sono, né, però si sa mai, dopo non c'ho voglia di rifarmi tutta la strada al contrario. Invece no, c'è una, vedete? Una sfera onda, ok, andiamo a occuparcene. Huh? Wow! Ma dai! Che schivata! Pro! Proissimo sono stato! Ok, questa è stata l'ultima. Dovete ammetterlo. Oh, terza! Perché sti cosi sono sempre giganti? No? Li hanno doppati sti. No! Oh, ho fatto una cosa epica, mi sono fatto fregare da un virus del cavolo. Sprecato tra Kitek. Eliminata. Ok ragazzi, ce n'è una lì che la vedo già, forse si può arrivare da qua, non lo so. Sì, ok, si può arrivare da qua. Ok ragazzi, quarta sfera, ne manca solo una. Sì, ma dammi, non potete vendermi un amico con 260 punti vita. Aia, mi ha pure preso. Poco acqua, combinazione a quanto inconveniente. Ce la posso fare a raggiungerla. Una sfera onda, ok, andiamo a occuparcene. Ah? Huh? Ok, l'ultima sfera. Si può fare. Wow. Aia. Poi eliminati. Vado giù. Corrente dovrebbe essere tornata. Sì, infatti un po' più chiaro lo scuro. Ok, sembra sia tornata la corrente. E allora? Tornerai a casa? No, devo tornare da loro. Devo dare una risposta per la faccenda dei brother. Bene, è un'ottima idea. A proposito, quella Sonia è una ragazza. Ma mi sa tanto di guai. Non abbassare la guardia. Guai. In che senso? Non lo so. È solo un presentimento. Dai, torniamo dal signor Boreal. Devo dargli la risposta. Non penso di essere pronto per un brother. Mega si sente, se sente puzza di guai Mega, allora un altro abitante di FM verrà a farci visita, penso. Con mia grande sfortuna. Porca miseria.
ci siamo. Capisco, ora non puoi, ma ti auguro di trovare dei brother. Senti, possiamo parlare un attimo? Certo. Mi vuoi aspettare sul tetto? Sì, sì, certo. Tetto di qua, vero? Cioè, da dove non trovavo dubbi l'ultima volta. Mi dispiace per farti perdere tempo. Il cielo è meraviglioso, non è vero? Già. Chissà se c'è il paradiso oltre le nuvole. Quando guardo il cielo, mi sembra di sentire la voce della mia mamma. E quindi è morto. Vivevo con mia mamma, eravamo solo noi due. È sempre stata debole di salute, spesso stava a letto malata. Per un anno non successe nulla. Cercavo tanti modi diversi per renderla felice. Così ho iniziato a cantare tutto quel che mi passava per la testa. Dai fiori primaverili, del mare estivo, delle foglie che cambiavano colore in autunno e della neve invernale. Cantavo di ciò che vedevo dalla finestra. Tutte le cose belle e divertenti. La mettevo nelle canzoni per la mamma, per farla sorridere. E la apprezzava davvero. Dopo qualche tempo scrivevamo e cantavamo insieme. La musica ci teneva unite. Ma è tristissimo! Poi un giorno un canale TV decise di sponsorizzare dei provini musicali. La mamma disse che avevo un talento naturale e che dovevo provarci. Andai al provino e pensai, se divento una vera cantante la mamma sarà contenta. La mamma mi comprò questa chitarra, studiavo con tanta passione e fu così che vinsi. Poi ci fu il mio debutto. La mamma era felice, ricevevo tanti fiori. Cantavo sempre di più perché volevo renderla ancora più lieta. Ma ora non posso più cantare per la mia mamma. Ma allora tua mamma è... 3 mesi fa è andato in paradiso. È tristissimo davvero. Continuavo a cantare per la mamma, perché volevo renderla felice. Ma ora, visto che la mamma è già... Il mio manager dice di cantare per i fan. Ma lui pensa soltanto a fare tanti soldi. Non voglio più cantare. Non so come dirtelo, ma probabilmente la tua mamma sarà triste di sentirti dire che non vuoi più cantare. Non importa, come non detto. Ehi, aspetta, non puoi andare là fuori! Ehi, aspetta! Chi è questo qua? Cioè, è Boreal che parla a chi? No, il manager! Sonia, mi hai creato un sacco di problemi, sai? Per colpa tua ho dovuto annullare il concerto. Ti rendi conto dei danni che hai causato? Dai, ce ne andiamo! No, non userai più le mie canzoni della mamma. Mai più. Ah, mi sono... Nascondevi tu, Sonia? Sparisci, ragazzo. No, Geo, ci ha detto di sparire. Vacco, l'ho menato davvero. Stai bene, Geo? Ma sei matto, è solo un ragazzino. Non era una minaccia per te. Silenzio! Tutto questo disastro dipende solo da quel moccioso che ha nascosto Sonia. I milioni di zenny persi me li rimborsi tu? Non credo proprio. Allora fatti gli affari tuoi, amico. Che cattiveria. Sonia, andiamo. Mi spiace, Geo, grazie. Scusami se non sono stato di grande aiuto. Geo, non importa, neanche io ho fatto granché. Beh, sarà meglio che me ne vada. Alla fine non le ho detto niente. Se fossimo stati brother, forse avrei potuto proteggerla. No. Non posso farlo. Non posso dare forza a un'altra persona. Mentre mi raccontava di sua madre, ho capito bene cosa provasse. Perché tutto quello che diceva l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle. Ma io non sarei mai stato capace di confidarle quelle cose. Perché sono troppo debole. Purtroppo è vero. Ok ragazzi, per oggi mi fermo qui. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video.
Bella ragazzi. Va lì. Però dopo prendo cambia direzione. Ma vola, vola. Perché sta vola. Ma e cade esattamente così. E resta lì. Attenzione. Ha ha ha.